Eccoci qua ragazzi, unboxing volante perché ci tenevo. Ho iniziato a fare l'unboxing con la webcam, ma ho detto cacchio, ma c'ho la telecamera, pensavo invece l'avevo lasciato in fabbrica. Eccolo qui, si chiama Yobola o come cavolo li chiamate. Sono i tarocchi dell'AirPod della Apple, però devo dire che vedendo le altre recensioni e tutto il resto, di come faccio un altro paio, perché le cuffie che ho preso prima erano della Blue Dio, perché ho comprato le cuffie quelle grosse e mi sono trovato bene col suono, dico, magari quelle Bluetooth portatili sono uguali. Invece queste sono una vera schioppettata, infatti quelle altre le ho regalate a mio fratello, perché mi dà fastidio dell'inserimento più che altro, non troppo. Poi c'è anche i gommini da adattamento e io che ho un po' di, non so se è allergia o no, la gomma, tutto quello così. Vi devo dire che questa è la prima cosa, ecco ragazzi, io come le infilo e ve le faccio vedere. Poi una delle caratteristiche toste, a parte che c'è scritto left o right, right, destra, left, sinistra. Left, right, right, destra, sì, vabbè. C'è questa, vediamo se vi vedo, pulsante, che ci fate tutto, è proprio un pulsante click e non touch, a differenza del penso dell'AirPod. Hanno una forma molto ergonomica, entro dentro e addirittura metto qua così o così su, non so. E non si muove, anche se fai corsa o palestra, lo faccio vedere così, mi viene un po' la mal di testa, ma mi fermo. Comunque la confezione è semplice, queste le ho pagate dalle 17 euro in sconto, ma mi sembra che stanno a 20 euro. E come vedete sul link che vi lascio in descrizione, avranno acquistato diverse gente. Adesso vi faccio vedere se si apre qua, che è molto semplice. Così dentro c'è questo qua, che serve per ricaricare, dicono che ha 56 ore di autonomia. Ci sono questi supporti in gomma per metterli in più, pare che è un involucro per adattarlo proprio all'orecchio, però vedo di che già così basta. La dritta che vi posso dare anche allora, sono singolarmente, funziona anche singolarmente, ovvero che se li mettete al cellulare basta uno, fate clic e ragazzi vi posso dire che a differenza di quelle prima doveva sincronizzarsi, tutto un casino, questo invece arriva. Si sincronizza tutti e due insieme, ma l'unica pecca che dicono è che devi cliccare tutti e due perché li devi accendere simultaneamente o no, ma anche ne accendi uno, ne accendi un altro dopo, ma l'ha bloccato al volo sul cellulare. La dritta poi come chiamata ancora non l'ho provato, voi mi dite perché ancora li sto tenendo su anche se sono spenta e dico magari fa fico. Comunque no, è per farvi vedere che poi c'è la funzione che è doppio clic da una parte o un'altra, adesso non lo so, e la traccia va avanti e dietro, metti in pausa con un click e addirittura con non so adesso quanti click, c'è anche OK Google, proprio così, sarà partito adesso, se mi ha sentito. E poi per spegnerlo ho disattivato lì, ma c'è anche se schiacci premuto un po', ti si abbassa anche il volume al massimo, al minimo e al massimo. E vi devo dire come prodotto ha soddisfatto le mie aspettative per 20, 17-20 euro che siano. C'è anche nella colorazione nera, dicono che ogni ricarica ci fai fino a 7, adesso che mi dite fino a 7 volte ci puoi ricaricare, a parte che già sul cellulare ti arrivano già a mezze cariche, ma sul cellulare ti dà a livello di batteria di carica. Stavo guardando se manca. Ah no, ecco, c'è, pensavo che non c'era. Ormai si trova da tutte le parti. Ecco, non so che tipo è il tipo. Oh, USB, quello che dei cellulari standard, però adesso hanno ricambiato un'altra volta gli attacchi. Sapranno loro cosa deve fare. Comunque, ragazzi, questo unboxing è terminato e ai prossimi unboxing. E un salutissimo dallo chef che ve li straconsiglio e acquistate, che almeno mi date qualche centesimo. E per diventare ricco era per scherzare. Un saluto a tutti, 5 minuti, no, 4 minuti e mezzo di unboxing. Oggi invece ci facciamo le tagliatelle. Buona musica a tutti, ragazzi, con Yobola!